È Moratrex della Frangia Orientale che parla. La guida galattica per giocatori sta per iniziare. Benvenuti alla guida galattica per giocatori. Sono Moratrex dalla Frangia Orientale. Le caccole non parlano durante le riprese. Ti stacco la testa, caccola. Silenzio. Benvenuti alla guida galattica per giocatori. Sono Moratrex dalla Frangia Orientale. In questa nuova ed utile rubrica parleremo di come sviluppare il gioco nell'universo di Warhammer 40.000. Potreste continuare a giocare a caso come quelli di Guida Galattica per modellisti. Oppure potreste iniziare a fare qualcosa di buono nella vostra vita. Potreste iniziare a giocare sul serio. E la prima cosa da fare per giocare sul serio è la lista dell'esercito. Oggi vi dirò come farne una. La prima cosa per una lista dell'armata, bisogna capire quale armata si vuole giocare, perché si potrebbe possedere non solo un'armata, ma multiple. Durante la scelta dell'armata bisogna anche capire che non tutte le armate sono utilizzabili allo stesso tempo nella stessa lista. Bisogna tenere delle keyword in comune, ovvero ogni distaccamento deve possedere una keyword in comune e in tutta la lista ci deve essere una keyword comune, ovvero possiamo tenere un distaccamento di angeli sanguinari con la keyword angeli sanguinari in comune al distaccamento e un distaccamento di Astra Militarum con la keyword Astra Militarum con un distaccamento. In comune entrambi i distaccamenti avranno la keyword impero. Una volta deciso l'esercito, occorre decidere che tipo di esercito, come strutturare la lista e quali pezzi giocare. Abbiamo essenzialmente quattro tipi di lista: tiro teso, orda, elite e alpha strike. Essenzialmente queste liste formano una sorta di sasso carta forbice tra di loro. Tiro teso batte Orda, Orda batte Elite e Elite batte tiro teso. Hai definito? Alpha Strike è un po' il jolly della situazione. A seconda del turno 1 che avrà, non importa contro quale lista sarà contro, vincerà o perderà la partita. Partiamo però da tiro teso. Tiro teso ha bisogno di 4 cose essenzialmente per funzionare bene. Ha bisogno di unità che schermino le cariche avversarie e che riescano a tenere gli obiettivi. Queste possono essere truppe economiche che possono essere giocate in grande numero. Avrà bisogno poi di armi antifanteria, armi anticarro e unità da supporto. Con armi antifanteria si intende armi con una forza tra 5 e 7 e un VP tra meno 1 e meno 2. Danno 1, meglio se 2. Armi anticarro invece si parla di armi con forza 8 o superiore, con un VP di da meno 3 a meno 5 e un danno di almeno di 3, possibilmente di 6. Con unità da supporto si intendono invece QG, personaggi che diano un aiuto, un buff alle unità vicine. Parliamo per esempio dei capitani Space Marine che permettono la ripetizione degli 1 per colpire. Per quanto riguarda la quantità di fuoco antifanteria e di fuoco anticarro, dipende generalmente dal meta in cui uno sta giocando. È sempre comunque utile mettere un 60% di anticarro e un 40% di antifanteria, perché le armi anticarro comunque svolgono un lavoro ok sull'unità di fanteria, mentre le armi antifanteria non svolgono un lavoro ok contro i carri. Parlando di Alpha Strike invece, si avrà bisogno di unità molto veloci oppure di utilizzare l'attacco in profondità. Avranno poi bisogno di armi cosiddette antitutto, ovvero che non sono né a forza troppo bassa né troppo alta e facciano un numero sufficiente di colpi in grado da abbattere tutti i possibili bersagli. Sta parlando quindi di colpi a forza 6-7 con un VP medio di 2 e danni possibilmente 2. A differenza della tiro teso e delle altre liste, Alpha Strike ha un ottimo turno 1 e tutto dipende dal risultato di questo turno. Alpha Strike, a differenza di tutte le altre tipologie di liste, è una lista molto forte ma anche molto fragile, ovvero farà molti danni ma morirà anche molto in fretta. Parlando di orde invece, sono eserciti che si basano essenzialmente su utilizzare tante unità poco costose. Un esempio classico sono gli orchi,
dove si possono giocare tanti ragazzi che costano poco. Queste liste si basano generalmente sul corpo a corpo. La fase di tiro è spesso e volentieri trascurata. Generalmente, a differenza delle altre liste, le liste Order non hanno anticarro, per un semplice motivo: i carri li possono ingaggiare in corpo a corpo e tenere occupati in questo modo, per cui si concentreranno molto più sull'antifanteria. Elite, l'ultimo esercito. A differenza dell'Orde, avrà pochissimi modelli. Mentre un esercito Orde può contare 100-200 modelli, un esercito Elite spesso e volentieri non supera i 20. A differenza delle Orde, ovviamente saranno molto corazzati, molto forti, con un valore di ferite spesso e volentieri superiore al 2. La forza di questa lista è la mancanza o l'insufficienza di fuoco anticarro delle liste nemiche. Spesso e volentieri però i giocatori di liste Elite hanno bisogno di trovare un compromesso tra l'elite e l'efficacia in gioco. Si troveranno spesso costretti a dover utilizzare delle unità 20-30 modelli di truppa solo per il semplice fatto che possono sedersi sugli obiettivi e tenerli. La cosa più comune che può succedere a un esercito d'elite è trovare un'unità da 20-30 truppe dell'avversario sedute su un obiettivo, non riuscire a pulirle e grazie all'obiettivo sicuro dell'avversario non riuscire mai a tenere quell'obiettivo. Quindi adesso potreste continuare a giocare come giocavate prima, come fanno quelli GGM, a caso, oppure potreste iniziare a giocare per davvero. Se vi è piaciuto questo episodio, mettete mi piace al video, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sulla pagina Facebook. Alla prossima! Mettete mi piace alla mia pagina Facebook. Ha 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 ha!